perché mi dice un presidente che giocava con me nel 1418, fa ancora il presidente, si chiama Verissimo Marani, vive completamente di pallavolo, può competere con lui solamente una persona che è qui dentro, che dopo ovviamente facciamo parlare. Cara Alessia, grazie, sono molto molto contento che sei venuta, sei stata di parola, ovviamente cercherò di venire. Da San Martino in Riva alla Nazionale, una bella strada, brava. Cosa si prova? Essere qua è un onore, perché insomma di fronte a certi campioni mi sento microscopica, io ho solo l'onore di essere qua, di essere sammartinese, questo è, e fra più cittadini bisogna supportarsi, per cui è un piacere essere qua, complimenti per quello che hai fatto. E c'è una cosa che ci unisce tutti, che è la passione per questo sport ed è il motivo per cui siamo qua. E San Martino sono stata fortunata perché è un piccolo paese di 8.000 abitanti, ma con una tradizione, una passione per la pallavolo incredibile, e quindi io qui ho discendenze che mi avrebbero per forza portato lì, mia mamma giocava, mia zia anche, e quindi insomma subito io ho voluto iniziare a giocare a pallavolo e San Martino mi ha permesso di arrivare in alto. Poi sono nata in una zona dove la pallavolo veramente, cioè a 16 anni sono andata a Modena, a Berlini, da lì è iniziato tutto. Che bello. Allora mi viene in mente mentre parlavi di Maria che deve fare una serata a San Martino, tra l'altro il paese di lui è di vicino, perché lui è stato di Poviglio, è stato sindaco, anche prima cittadino di Poviglio, poi il governatore è di Campo Galliano, che è il paese di fianco. Perciò faremo una serata, devo dire che ci siamo trovati 2-3 anni fa a San Martino a parlare di pallavolo con Alessia. E quella sera non solo ha giocato la mamma, ma la nonna ha palleggiato e ha fatto il bagger con Alessia, che è stata una roba straordinaria, veramente. Fortuna che avevamo una palla, e tua nonna, me la ricordo, è stata fantastica. Lui palleggiava bene, cioè si è messa lì, ha fatto 3-4 palleggi, 2 bagger, devo dire, una roba seria. Conegliano, sei andata, hai fatto una scelta importante l'anno scorso, sei andata qui per vincere lo scudetto, ce l'hai fatta, siete ancora la squadra più forte che c'è in giro? Non solo in Italia. No, l'anno scorso è stato un anno incredibile. 4 trofei su 5 penso che sia veramente tanta roba. E quest'anno secondo me la storia cambierà. Non nel senso che ne vinceremo meno, ma sarà molto più difficile. Questo è sicuro. No, diciamo che negli ultimi anni con gli anni è sempre stata la squadra da battere e quindi le altre squadre hanno dovuto adattarsi per cercare di raggiungere quel livello che Conegliano ha alzato la pallavolo femminile negli ultimi tempi, e quindi era insomma la mia volontà era quella di giocare in questo ambiente, far parte di questa squadra, provare ad assorbire qualsiasi cosa che potessi dalle mie compagne che sono delle campionesse indiscusse, e quest'anno sarà dura perché squadre come Milano e Scandicci, per dirne due, si sono rinforzate veramente tanto, hanno fatto un mercato importante. Noi abbiamo mantenuto la struttura dello scorso anno e quindi daremo continuità e proveremo a difendere il gioco. Allora, io ti ringrazio, devo mandarti un pensiero, devo portarti un messaggio non criptato da Gian Mario Bonzi, che è telecronista di Eurosport, che lavora adesso con me alla radio. Mi ha detto, devi dire ad Alessia che quando inventi di giocare viene a commentare la palla con l'intervista. Perciò io ti ripeto ciò che mi è stato detto di comunicarti, perciò perché oggi abbiamo confermato di avere qualità e l'occhio che potrebbero portare. Adesso te lo volevo dire, è un messaggio di mandarti un sms. Invece di mandarti un sms te l'ho detto che abbiamo fatto prima, perché così non mi va. Grazie Alessia, davvero.